E diverse superstar calcheranno il palcoscenico del Teatro alla Leona di Monte Giorgio venerdì questo, 8 novembre, ore 21:15 puntuali, visto che la compagnia teatrale Le Stelle del Borgo mette in scena il musical Forza Venite Gente. Abbiamo in collegamento anche video uno degli organizzatori di questo musical, nonché interprete, Stefano Cardinale. Ciao, ben trovato. Ciao, ciao Francesca, buonasera a te, buonasera a tutti, ciao. Quindi si parla della storia di San Francesco. Eh sì, è la storia di San Francesco, ma raccontata, vista dal punto, dal padre, insomma, quindi un padre che è severo, un padre anche che verrà interpretato da me, insomma, speriamo di essere all'altezza di tanto nome, un padre che non capisce questo figlio, non capisce il perché lui voglia abbandonare le ricchezze, gli agi della vita per scegliere la povertà, quindi con molta severità e anche con irruenza a volte cercherà di ostacolare questo percorso, ma un percorso che non riuscirà ad ostacolare, e Francesco diventerà il santo che tutti ammiriamo e conosciamo. Tra l'altro un musical cantato e recitato dal vivo, bravissimi. Assolutamente sì, ricco di costumi, di scena, un musical colorato, un musical che arriva al cuore delle persone, anche perché è cantato, interpretato e recitato dal vivo, quindi riusciamo a portare sopra al palcoscenico un po' le nostre emozioni, l'emozione di un gruppo di attori amatoriali, un gruppo di cantanti amatoriali, ma che mettono un impegno importante affinché la performance sia, oltre che bella, ecco, appunto, come dicevo, possa arrivare al cuore delle persone. Beh, uno dei fascini più grandi della vita di San Francesco è sicuramente anche l'ideale di fraternità che lui proponeva, una fraternità universale, soprattutto tra gli uomini. Ideale che leggevo qui e poi si respira anche, no, tra i membri della compagnia. Questo è molto bello. Sì, è veramente quel dono prezioso che noi vogliamo regalare ogni sera, ogni volta che andiamo in scena al nostro pubblico, un ideale di fraternità. Ecco, la nostra è una compagnia, Francesca, di 35 elementi, quindi un bel numero, che va dai 6 ai 65 anni, questo più o meno è l'età dei componenti della nostra compagnia. Bene, ognuno diverso dall'altro, ognuno con delle sue caratteristiche, ognuno con una sua personalità, ma per noi, ecco, lo sforzo che cerchiamo di fare è che questa diversità d'età, di appartenenza, eccetera, possa diventare, per noi diventa ogni volta una ricchezza, se accolta, se ascoltata, se in qualche modo sostenuta, insomma, ecco, quindi la diversità dell'altro, una ricchezza, un'amicizia bella che cerchiamo di portare sopra al palco e cerchiamo di donare, oltre alla performance, al nostro pubblico. E tra l'altro nella città di Fra Ugolino da Monte Giorgio, no? Cioè, appunto, a Monte Giorgio, esatto. Colui che ha scritto i fioretti di San Francesco. Colui che ha scritto i fioretti di San Francesco, l'assessore alla cultura, la dottoressa Vita, ha voluto iniziare con questa nostra, con questo nostro musical, e vuole iniziare la stagione teatrale per dare un'impronta anche alla stagione teatrale della città di Monte Giorgio. Quindi di questo siamo assolutamente orgogliosi e cercheremo di essere all'altezza di tanto compito. E allora, ripeto, una bella prego. Sì, sì. Concludi pure, Stefano. Dicevo, con una bella performance fatta di cantanti bravi, non so, cito Marta Porrà adesso per dirne uno che magari probabilmente è quella più conosciuta all'interno del gruppo, ma ce ne sono anche altri bravi, chi recita e canta la parte di San Francesco, insomma sono 12 diverse scene legate tra loro da Bernardone, dalla mia figura, e dalla Cenciosa, che cercheranno di introdurre, insomma, le varie scene e legare il musical. Non vediamo l'ora allora di scoprirlo al Teatro alla Leona di Monte Giorgio, quindi nel Fermano, venerdì 8 novembre alle 21:15 la compagnia Le Stelle del Borgo porta in scena il musical Forza Venite Gente. Grazie Stefano Cardinali, allora ci vediamo lì. Mi raccomando Francesca, ricordiamo che l'ingresso è gratuito, è libero, quindi tutti possono accedere, non c'è prenotazione, ma l'ingresso è libero. E allora questo ci fa ancora più piacere. A venerdì. Grazie.